Aumento indennità di accompagnamento 2024? Ne hai sentito parlare? Ciao, sono Stefano Di Giacomo e sono un avvocato civilista. Il mio compito è aiutare le persone a far valere i propri diritti e il mio consiglio di salvare questo video è di condividerlo con tutti i tuoi contatti. Nei precedenti video ci siamo soffermati più e più volte sull'indennità di accompagnamento. Abbiamo spiegato quali sono le patologie maggiormente invalidanti e quali patologie e test vengono utilizzati per poter ottenere l'indennità di accompagnamento. Oggi però voglio soffermarmi sulla possibilità di ottenere un aumento dell'indennità di accompagnamento. Attenzione, si parla di possibilità semplicemente perché il governo dovrà sciogliere un nodo molto importante. Devi sapere infatti che quando si parla di aumento delle pensioni di invalidità e aumento dell'indennità di accompagnamento ci sono sempre dei problemi. Ci sono stati dei conflitti in passato, tant'è che nel 2020 finalmente era stata introdotta una norma che ha consentito un aumento delle pensioni a tutti gli invalidi totali. Oggi si pone anche un ulteriore problema, e cioè un possibile aumento dell'indennità di accompagnamento. E potrebbero esserci due tipi di aumenti. Il primo non è altro che la rivalutazione ordinaria e il secondo aumento è la rivalutazione straordinaria. Il primo aspetto, cioè la rivalutazione ordinaria, ci sarà sicuramente, in quanto collegata al tasso medio di inflazione. L'aspetto però più importante è che possa esserci invece una rivalutazione straordinaria, che prenda in considerazione anche altri aspetti, tant'è da determinare un aumento considerevole, in questo caso dell'indennità di accompagnamento. E a dire il vero, questa rivalutazione straordinaria c'è stata per le pensioni minime. Nel 2023, invece, non c'è stata alcuna rivalutazione straordinaria per le pensioni di invalidità e per l'indennità di accompagnamento. Ma siccome c'è stata per le pensioni minime, ci auguriamo che adesso, nel 2024, il governo possa sciogliere questo nodo e riconoscere, dunque, una rivalutazione straordinaria, oltre a quella ordinaria, alle pensioni di invalidità e all'indennità di accompagnamento. Attenzione però, se vuoi rimanere aggiornato su quanto riguarda l'opportunità di ottenere un incremento dell'indennità di accompagnamento, quindi un aumento di questa prestazione, ti consiglio di iscriverti al canale, attivare la campanellina, così da rimanere aggiornato. Sono Stefano Di Giacomo, sono un avvocato civilista e sono qui per dare voce ai tuoi diritti.